Capitano, ci spiega l'operazione. Allora, ieri sera verso le 22:30, nell'ambito del controllo del territorio che abbiamo un attimo incrementato in quest'ultimo periodo, abbiamo visto sopraggiungere alla direttrice di marcia da proveniente da Milano, proveniente da Abbiategrasso, un auto articolato con targa spagnola. Ci è insospettito il fatto che era con carico col cassone completamente vuoto e abbiamo intimato l'alta all'autista. In un momento ha cercato una piccola fuga di alcuni metri, poi si è fermato, è sceso velocemente ma è stato subito bloccato dai militari e abbiamo proceduto al controllo del cassone. Tolto dei bancali di frutta, abbiamo rinvenuto nella parte del fondo del cassone 44 valigie recando uno stemma, una scritta 43. Ne abbiamo aperta una e abbiamo visto che all'interno c'era dell'hashish per un peso complessivo di 1400 kg. Il tutto è stato sequestrato unitamente al veicolo. Pensiamo che una parte di questo carico di sostanze stupefacenti fosse destinato all'area della Lomellino e della provincia Pavia, mentre la restante parte alle regioni limitrofe. Per quanto riguarda il valore commerciale al dettaglio della sostanza sequestrata, si aggira intorno ai 14 milioni di euro. È uno dei più grossi quantitativi di droga sequestrati nel nord Italia, questo? Dovrebbe essere sicuramente il più grosso della provincia di Pavia, dovrebbe essere tra i più grossi anche del nord Italia. E non è la prima volta che su questa direttrice di marcia proveniente da Milano verso le altre regioni abbiamo sequestrato quantitativi anche cospicui di sostanze stupefacenti. È probabile che non fosse una droga destinata soltanto alla provincia di Pavia? Per la quantità, per il tipo di confezionamento presupponiamo di no, e soprattutto per il valore poi reale anche al dettaglio o all'ingrosso, presupponiamo che non sia destinato solo ed esclusivamente alla provincia di Pavia o alla Lomellina, ma anche alle regioni limitrofe. Sia l'autotrasportatore che il camion sono spagnoli? Sì, l'autotrasportatore è spagnolo, il camion è stato una società di trasporto spagnola e abbiamo proceduto tutto al sequestro. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente, riteniamo, dal logo che abbiamo rinvenuto su un panetto, che sia di produzione del Marocco e dobbiamo presupporre, atteso il veicolo e l'autista di origine spagnola, che abbia fatto il passaggio Marocco-Spagna, Spagna-Italia. La droga si trova all'interno di valigie che sono confezionate a mano e che sono pronte per essere consegnate praticamente? Sì, noi presupponiamo che ogni valigia aveva una caratteristica particolare, cioè nel senso che c'è la canapa, poi all'interno ci sono dei cellophane e delle buste trasparenti di plastica impregnate di gasoline, anche perché per dipestare un eventuale cane antidroga. Per la modalità del confezionamento pensiamo che la vendita si sarebbe ridotto quantomeno ad ogni singola unità della valigia, che conteneva poi a sua volta due pacchi sigillate da 15 kg cada una, a sua volta ogni pacca aveva 15 pacchi da un chilo, pani da un chilo, e poi all'interno 10 pani da 100 grammi da un etto.